resta. Qual è, dal punto di vista del Politecnico di Milano, la serie di rischi principali che sono legati alla cyber security, appunto ai quali oggi siamo esposti? Partiamo sempre dal bicchiere mezzo pieno. La connessione, la connettività e l'era digitale è un'opportunità e quindi la cosa importante è non temerla, e questo naturalmente espone a dei rischi di cui stiamo parlando, cioè essere connessi vuol dire essere attaccabili. Oggi per affrontare tutte le problematiche bisogna avere sì il computer protetto, ma bisogna anche in qualche maniera avere un'organizzazione tale che da proteggersi e anche un comportamento del singolo tale da essere protetto. Allora tutto questo ha bisogno di una nuova integrazione delle discipline, e quello che noi stiamo facendo è proprio proporre questa integrazione delle discipline. L'opportunità del digitale è straordinaria e la caratteristica del digitale è aver stimolato molta fiducia nei cittadini, negli utenti, che sono diventati molto friendly ai social network e a tantissime attività che vengono svolte online. E questo naturalmente è una spada di Damocle, perché chiaramente produce ovviamente anche potenzialmente dei danni. Produce dei danni che abbiamo appunto visto nel caso politico con Cambridge Analytica, abbiamo visto tante problematiche che si verificano appunto nell'ambito dei database legati ai settori finanziari. Chiaramente l'impatto è straordinariamente appunto ampio, poiché è ampio l'impatto ovviamente del digitale, visto che tocca sostanzialmente tutti i settori e tutte le istituzioni. Questo è un bellissimo esempio dal mio punto di vista, non solo di collaborazione tra università che chiaramente si parlano e hanno, come dire, nel loro sangue anche la volontà di fare open innovation, ma anche un segnale molto forte al tema della ricerca, al tema del futuro dell'interdisciplinarità, perché nel mondo che è sempre più complesso diventa fondamentale mettere insieme dei pezzi di puzzle per riuscire ad avere una lettura più integrata di quello che effettivamente è il mondo. Non solo l'eccellenza dell'Accademia Italiana, ma anche i migliori professionisti sul mercato della consulenza e non solo. Allora, KPMG Italia, partner del corso di laurea magistrale in Cyber Risk Strategy e Governance, siamo con Luca Boselli, partner di KPMG. Quanto è importante il tema della cyber security nell'agenda di KPMG? Da alcuni anni KPMG è impegnata pesantemente con investimenti soprattutto sulle persone, nella ricerca, nelle metodologie, negli strumenti, perché crediamo che effettivamente questo sia un tema su cui le aziende dovranno veramente confrontarsi da qui nei prossimi anni. Quindi dal nostro punto di vista come fornitori di servizi è assolutamente fondamentale essere presenti su quest'area. Quanto è importante su un campo che è così attuale, ma così in evoluzione, velocissima evoluzione, la formazione? Qual è appunto l'apporto di KPMG a un corso di laurea magistrale così innovativo e così all'avanguardia? Allora, quando si parla di cyber security spesso si pensa alla componente prettamente tecnologica. In realtà il fattore umano è fondamentale, la formazione è fondamentale e la creazione proprio di percorsi educativi come questo, di eccellenza, con due eccellenze come Bocconi e Politecnico, dal nostro punto di vista sono un'occasione unica e ripetibile per poter mettere anche a disposizione di questi ragazzi nel loro percorso professionale la nostra competenza, la nostra esperienza sul campo ormai fatta da diversi anni. Io provengo dal Politecnico di Milano e ho studiato ingegneria informatica. E proprio per questo ho deciso di partecipare a questo nuovo corso per via di una ricerca personale tendente meno a un profilo tecnico, per cercare un'esperienza più umana e più sociale. Per la fine di questo corso mi aspetto di aver unito alla mia base tecnica tante competenze manageriali e anche capacità di interagire con un network che può fornire i nostri due atenei possono fornire, quindi essere in grado di lavorare domani in aziende di questo campo. Una volta terminato questo percorso di studi mi auguro di trovare non solo lavoro ma più esperienza, praticità in questo ambito, acculturarmi, avere un bagaglio di competenze molto più grande di quello che ho adesso.